Care sorelle, cari fratelli, bentrovati per questo momento di culto. Solitamente il giovedì dell'Ascensione le chiese del primo circuito si incontrano a rotazione in uno dei nostri templi per celebrare il culto e anche insieme in compagnia delle corali. Quest'anno abbiamo voluto anche mantenere questo appuntamento. Un incontro, un appuntamento di unità del nostro circuito e tra l'altro anche con un piccolo ma importante contributo canoro. Ci vogliamo raccogliere alla presenza del Signore. Celebriamo questo culto nel nome di Dio, nostro creatore e genitore, di Dio, nostro fratello e guaritore, di Dio, nostro consolatore e difensore, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio, ora e sempre. Amen. Nell'Evangelo di Giovanni Gesù dice: Io, quando sarò innalzato dalla terra, attirerò tutti a me. Fratelli e sorelle, dopo la morte e la passione, dopo la Pasqua e la resurrezione, celebriamo oggi l'ascensione di Gesù al Padre. E così in questo modo noi confessiamo la nostra fede in un Dio che ci attira a sé. Testimoniamo la nostra certezza che la sua vittoria sul male e sulla morte è anche la nostra vittoria, che la sua volontà è fatta in terra come in cielo. Ecco, questa notizia illumina e trasforma le nostre vite. Nulla ormai sarà come prima. Vi propongo di raccoglierci ora all'ascolto di queste parole in spirito di preghiera. Non sarà più come prima. Nella vita di ciascuno di noi ci sono avvenimenti che sconvolgono le nostre abitudini e cambiano radicalmente ciò che sarà da quel momento in poi. Con la morte di una persona cara, la vita non sarà più come quella di prima. Dopo un incidente che ti rende disabile, la vita non sarà più come quella di prima. Per chi vive una guerra, la vita non sarà più come prima. Per chi tenta viaggi assurdi alla ricerca di una vita migliore, non sarà mai più come prima. Per i discepoli, dopo la morte di Gesù, la vita non sarà più come quella di prima. La nostra vita non è più quella di prima anche quando trovi una persona con cui condividerla. Quando nasce un figlio, non sarà più quella di prima. Anche quando Gesù è risorto, quando è asceso in cielo, la vita è cambiata, non è più quella di prima. La vita è cambiamento, continuo, e un attimo dopo non è già più quella di prima. Però ci offre opportunità di scelta e ci dà anche delle responsabilità. Con l'aiuto di Dio, che ci ha nominato custodi della terra, tocca a noi vivere responsabilmente. Oggi, forse per la prima volta, tutta la terra non può esimersi dal riconoscere di avere un problema comune, un virus, più invisibile dell'inquinamento, delle guerre, della fame, della disuguaglianza, eppure più visibile al mondo intero. Pandemia, e tutto il mondo vuole tornare alla normalità, al come era prima. Ma la vita non sarà più come prima. Potrebbe essere migliore se gli uomini e le donne della terra si assumeranno il loro ruolo di custodi. Custodire con amore e responsabilità potrebbe essere l'antica ricetta per ripartire, mai soli, ma sempre accompagnati da colui che ha la pazienza di aspettarci e guidarci. Amen. Amen.
Oggi, cari fratelli e care sorelle, ci ritroviamo per festeggiare la festa dell'Ascensione, che è il racconto di questo maestro ucciso sulla croce e risorto, questo vero uomo in carne e ossa, non un fantasma, che sale al cielo per tornare al Padre e che lascia però i suoi discepoli con una benedizione e con la promessa dello Spirito Santo. E però questo è pur sempre una separazione. Ecco, e quindi di fronte a questa storia sorprendente, la prima domanda che ci viene in mente è inevitabilmente è noi? Cioè, questa via per la quale Gesù sale al cielo è una via che è aperta anche per noi? Siamo chiamati, chiamate a seguirlo in quanto discepoli e discepole su questa via? È questa che è l'ascensione? Ecco, la risposta è no. La Bibbia ci dice che la strada, quella strada, è chiusa fino all'ultimo giorno. E allora però viene da chiedersi, perché festeggiare? Perché celebrare se non posso seguire Gesù su quella strada? Se questa via che Gesù percorre nella sua ascensione è una strada a senso unico, o per essere più precisi, una sorta di ZTL per la quale noi non abbiamo il permesso. E poi, ecco, molti e molte in questo paese, soprattutto, hanno una visione dell'Evangelo secondo il quale l'obiettivo dell'essere umano sarebbe l'ascesa verso Dio, come se fosse possibile attraverso una condotta, un comportamento cristianamente orientato all'amore di Dio, ecco, ripercorrere questa via percorsa da Gesù verso il cielo. Ecco, la testimonianza biblica in questo senso però ci dice che c'è una distinzione tra il Gesù terreno e il Cristo risorto. E se il Gesù terreno ci viene proposto dalla Bibbia a noi credenti, anche come un modello di condotta cristiana, il Cristo risorto invece però rimane ciò che la Bibbia chiama la primizia, il primo, cioè il primo a vivere un destino che ci è riservato, ma che non è ancora nostro per ora. Adesso per noi non c'è nessuna ascensione, neppure spirituale. I credenti, le credenti non si elevano perché non diventano in qualche modo superiori agli altri. La loro diversità sta nell'aver ricevuto il dono della fede, la quale permette di comprendere e di accogliere l'annuncio dell'incarnazione della parola di Dio in Gesù. E questo annuncio apre ai nostri occhi una nuova visione del mondo, ma di questo mondo. E questa allora è una fede che non va vissuta nell'ascensione verso il cielo, ma nell'incarnazione dell'amore per il prossimo. Questo è il compito, il lieto compito, lo splendido compito del credente, della credente. Ed è questo l'annuncio dell'Evangelo che ascolteremo oggi in questo culto, non la fuga verso il cielo, ma l'amore gli uni per gli altri. Gesù non ci ha portati con sé in cielo perché qui in terra c'è del lavoro da fare. Ha lasciato dietro di sé il seme dell'amore di Dio per tutti e tutte, quel granello di senape che diventa un albero immenso, quel poco di lievito che fa crescere tutta la pasta, quell'amore che riceviamo da Dio e che dobbiamo vivere e condividere nelle nostre relazioni. Ascoltiamo dunque questo seme, questa parola dell'Evangelo. Leggiamo ora da Giovanni 17. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Che siano tutti uno, e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me.
Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto loro conoscere il tuo nome e lo farò conoscere, affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Care sorelle e cari fratelli, ci troviamo per questo culto dell'Ascensione in un periodo molto particolare. Come sappiamo, negli ultimi mesi le nostre vite sono radicalmente cambiate, non solo le nostre vite personali, ma anche le nostre vite come membri di Chiesa. Le nostre attività sono state sospese, i nostri culti sono stati sospesi e a tutti, giovani e meno giovani, è stato chiesto un sacrificio in nome di un bene comune più grande, ovvero la salvaguardia della salute dei nostri fratelli e delle nostre sorelle. Viene quindi da chiederci che cosa sia il nostro essere Chiesa e se è possibile essere Chiesa anche senza ritrovarsi fisicamente per i nostri culti e per i nostri incontri. Beh, certo. Noi siamo una Chiesa indipendentemente dalla nostra possibilità di incontrarci. E quello di cui si parla anche oggi nel testo che abbiamo scelto per la meditazione è l'unità. L'unità come credenti, l'unità come Chiesa, ma non solamente un'unità fisica, quindi l'unità che noi creiamo quando ci troviamo, ma piuttosto un'unità di carattere spirituale. Che siano tutti uno e come tu, o Padre, sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi. Una unità spirituale che ci è già stata donata, che noi non possiamo in nessun modo guadagnarci o meritare, ma di cui godiamo e che porta con sé anche una grande responsabilità. La responsabilità di portare testimonianza. In questo periodo abbiamo dovuto creare delle forme nuove per testimoniare la nostra fede e il nostro essere credenti. E questa ha portato a una grande ricchezza di iniziative, di attività, di incontri virtuali. Abbiamo potuto sentire vicini e vicine tante persone, tanti fratelli, tante sorelle che sono fisicamente lontani, che appartengono a chiese, sparse per l'Italia e che solitamente non sentiamo. Le parole e le preghiere di pastori, pastore, diaconi, diacone, predicatori e predicatrici locali, membri di chiesa, fratelli e sorelle che hanno messo a disposizione della chiesa i loro doni. Hanno portato testimonianza. E abbiamo potuto unirci alle loro parole e alle loro preghiere. Una grande ricchezza di cui forse non pensavamo di essere capaci. E una grande ricchezza di testimonianza che non andrà dimenticata, ma che anzi potrà esserci utile anche nel futuro per continuare a mantenere questi momenti di incontro. Dicevamo unità e testimonianza. Ma nel passo per la meditazione di oggi, l'unità e la testimonianza sono unite a quello senza il quale nessuna delle due sarebbe possibile, ovvero l'amore di Dio. Affinché l'amore del quale tu mi hai amato sia in loro e io in loro. Noi siamo già amati, siamo già unità e dobbiamo dare testimonianza di questo nostro amore. Questo l'abbiamo fatto in più modi, in più forme. Questo ci ha permesso di ampliare i nostri orizzonti in un momento in cui invece ci sembrava di essere sempre più chiusi nelle nostre case, nelle nostre famiglie o in noi stessi. Una grande ricchezza spirituale
laddove non era possibile incontrarsi fisicamente. Ora speriamo che la situazione migliori e che ci sia possibile, pur con le dovute precauzioni, riprendere le nostre attività. Saremo uniti anche fisicamente, oltre che spiritualmente. Potremo vederci e speriamo tra non molto tempo anche abbracciarci. Ma per il momento continuiamo a far tesoro di questa nostra unità spirituale ritrovata. Uniti spiritualmente, anche se fisicamente distanti. Noi ci auguriamo di continuare con la nostra testimonianza nei modi e nei tempi che ci saranno possibili, certi che l'amore di Dio ci sosterrà. Amen. Va, je t'envoie à la rencontre de ton voisin. Va, je t'envoie, dis-lui qui les détient. Va, je t'envoie à la rencontre de ton prochain. Va, je t'envoie pour lui rendre la main. Avec la femme samaritaine, avec l'aveugle nu, l'officier roumain Étienne et même Zachée, je n'étais jamais là en vain pour les rencontrer, tous les rencontrer. Va, je t'envoie à la rencontre de ton voisin. Va, je t'envoie, dis-lui qui les détient. Je t'envoie à la rencontre de ton prochain. Va, je t'envoie pour lui prendre la main. Ci raccogliamo in un momento di preghiera leggendo da Matteo, capitolo 7, versetto 25. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta, perché era fondata sulla roccia. Capiterà a tutti di affrontare delle tempeste durante la propria vita, tempeste come quella che stiamo vivendo in questo momento. Ma la vita del credente non crolla davanti alle tempeste, perché la sua casa è costruita sulla roccia. Facciamo sì che la nostra fede sia la nostra roccia e che il nostro amore per l'altro e per l'altra sia testimonianza. Amen. E ora ci uniamo nel canto dell'inno 217. Anche oggi vi proponiamo di fare la colletta. Certamente non potremo passare nelle vostre case a raccoglierla,
ma ciascuno e ciascuna di noi può mettere in una busta la sua offerta che avrebbe dato oggi per la propria chiesa locale. La potrà consegnare al cassiere, la potrà tenere per la prima occasione utile. E concludiamo ora questo culto ricevendo le parole della benedizione. Dice Gesù: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate i miei discepoli tutti i popoli. Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine dell'età presente. La pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti. Amen.